E in occasione della messa del tallo e quindi dell'attenzione puntata su Gemona, i comitati a difesa dell'ospedale sono scesi ancora una volta in piazza. I comitati a difesa dell'ospedale San Michele non demordono e oggi, in una Gemona addobbata a festa in occasione della messa del tallero, hanno pensato bene di manifestare proprio dissenso nei confronti delle scelte politiche che comporteranno radicali cambiamenti nella locale struttura sanitaria. Nessuna azione di disturbo, nonostante la voglia di dimostrare il proprio dissenso, sia molto forte. I comitati hanno infatti puntato ad avere la maggiore visibilità possibile, accompagnando il passaggio del corteo storico con striscioni inneggianti alla salvaguardia dell'ospedale. Una situazione che per voi cittadini di Gemona è sempre più difficile, per quello che oggi siete qui appunto a manifestare queste vostre preoccupazioni. A manifestare, a sostenere la manifestazione perché siamo preoccupati per la nostra salute. Sicuramente io che sto diventando vecchia lo sono ancora di più. Mi rendo conto che sono una persona già un po' sorvegliata anch'io e mi rendo conto che se manca l'ospedale è un bel problema per noi. Io mi auguro che tutti i friulani comincino a capire che non è più ora di tirare ma di spingere, come ho avviato 40 anni fa. La cosa che ci colpisce è che è stata invitata la Presidente Serracchiani già 2 volte al Lemonensis e non è mai stata presente. Questo, diciamo così, è stato molto sentito dalla popolazione. Se non c'è il contatto con i cittadini, non possiamo parlare di politica, parliamo solo di spot. L'unico ospedale di Gemona ha gli scivoli direttamente che escono dalle sale operatorie ed è l'unico ospedale che può continuare a operare in sala operatoria sostenendo un terremoto del 9 Mercalli. Ed è impossibile pensare di trasformare questo ospedale in un poliambulatorio diurno. Questo ospedale deve rimanere aperto notte e giorno. Abbiamo parlato del Pignarul Grant, il primo.